Ancora dell'emergenza terremoto qui ai Campi Flegrei. I sindaci dei comuni Flegrei, che rientrano appunto nell'area rossa, saranno domani a Roma alla Camera dei Deputati in commissione ambiente per fare il punto su quanto sta accadendo. Il testo del decreto legge sui Campi Flegrei è addirittura d'arrivo, ha annunciato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, entro pochi giorni di portare all'esame del Consiglio dei Ministri, annunciato proprio questo pomeriggio. Ma restiamo in tema dei Campi Flegrei. Noi abbiamo in collegamento telefonico Giuseppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida. Non sono più il sindaco, annunciato tramite un post sui suoi canali social. Confermiamolo, ricordiamo, è stato confermato primo cittadino di Monte di Procida alle ultime elezioni comunali nel 2020. Ecco oggi la notizia delle dimissioni di 8 consiglieri comunali e di un assessore. Ne parliamo in diretta con lui. Buonasera, in primis, grazie per aver accettato il nostro invito. Che cosa è successo? Buonasera a voi, grazie. La prima intervista che faccio non più da sindaco. È inaspettatamente dei consiglieri comunali con poco senso della responsabilità e con grande avventatezza hanno deciso di terminare prima anzitempo questa consiliatura. Sono sgomento come sgomenta l'intera città, l'intera comunità, perché non ci aspettavamo alla vigilia di incontri così importanti, in un momento tanto delicato, un atto così scellerato. Quindi sono molto dispiaciuto e ovviamente sono in piazza, raccolgo la solidarietà di tantissimi cittadini, ma continuerò a lavorare per Monte di Procida sicuramente. Ecco, domani quindi lei non sarà a Roma insieme agli altri sindaci dei comuni Flegrei, che saranno alla Camera dei Deputati in Commissione Ambiente per fare il punto su quanto sta accadendo. Sì, purtroppo non sarò a Roma perché formalmente, se non è avvenuta stasera, mi dicono domani mattina avverrà la nomina del commissario. Mi hanno fatto intendere per le vie brevi e quindi non voglio usurpare il ruolo. Avrei avuto tante cose da dire. C'è una grande sinergia e collaborazione con gli altri sindaci flegrei. Sono certo che loro rappresenteranno anche le difficoltà importanti di Monte di Procida in questo incontro. Perché Monte di Procida purtroppo è abbracciata dal mare principalmente, poi da Bacoli e da Pozzuoli. Quindi per i cittadini di Monte di Procida evacuare è la cosa più difficile rispetto a tutti gli altri cittadini coinvolti nella zona rossa. Siamo una zona rossa, ma siamo in grande difficoltà. Quindi ci sono e ci saranno da evidenziare delle problematiche peculiari della nostra città. Ecco, è sicuramente un momento delicato e adesso, ecco, questo può soltanto, insomma, peggiorare la situazione, un momento sicuramente di confusione dove i cittadini in primis andrebbero ovviamente rassicurati. Quali azioni, sindaco? Ecco, io la chiamo ancora così perché formalmente, almeno ancora per qualche ora, è sindaco di Monte di Procida. Secondo lei andavano messe in campo, però ovviamente non ho avuto il tempo. Allora, tante azioni. Io continuerò a farlo nell'ambito dell'associazionismo, nell'ambito politico, continuerò ad essere un martello nei confronti delle istituzioni perché abbiamo due sole vie di fuga per un paese di 12.000 abitanti. Bisogna consolidarle e ricordare che abbiamo chiuso pochi mesi fa, mio malgrado, ho dovuto chiudere 5 chalet perché c'erano delle frane. Dopo i fatti di Ischia, Monte di Procida ha avuto un danno economico e sociale enorme. Con la chiusura di 5 chalet a cui siamo stati obbligati per le frane. Quelle stesse frane potrebbero mettere a rischio le nostre uniche due vie di esodo e quindi c'è bisogno di un'attenzione massima. Ci sono tante altre criticità che non mancherò di evidenziare nelle sedi opportune, perché è pur vero che è stato fatto tanto per il piano di fuga, il piano di emergenza, e noi siamo stati uno dei primi comuni a dotarsi di un piano di protezione civile. Ma i piani di protezione civile sono dinamici e vanno sempre migliorati costantemente nel tempo e il nostro piano deve ancora crescere e migliorare tanto. Io ho grande fiducia nella prefettura, un ente col quale mi sono sempre re relazionato benissimo, hanno grandissime competenze e professionalità, però sapete che un prefetto, un viceprefetto non conosce il paese come può conoscerlo uno del territorio, quindi sicuramente andremo a rimetterci, nonostante la loro grandissima professionalità.
Quindi cercherò, stanotte, mi dedicherò a questo, scriverò una relazione approfondita sullo stato dell'arte e le problematiche del nostro paese. Io ringrazio Giuseppe Pugliese per la disponibilità e per aver rilasciato alla nostra redazione la sua prima intervista. Grazie. Grazie a voi e buon lavoro. Continuiamo a parlare dell'emergenza.